nell'ultimissima parte della trasmissione con Pietro Locatelli che ci dice i risultati della Masia e poi ce ne andiamo a dormire perché insomma, domani magnana è su un altro dia, come diceva domani è un altro giorno, diceva Rossella O'Hara nel film Via col vento, che tu non hai visto sicuramente, no? No. Beh, certo, è un film degli anni 40. Va bene, Rossella O'Hara, Via col vento. Allora, dai, ci andiamo a prendere Pietro che ci dice la Masia. Non hai notizie, no? Non ci sono notizie che arrivano? Diciamo l'ultimo rumor che circola è quella di un'offerta del Barça di 20 milioni per Willian, del Chelsea, che ogni sessione di mercato viene associato al Barça. Ci sarebbe questa offerta lanciata da Sky Sport inglese che dopo i 100 milioni per Richarlison dice che abbiamo offerto anche 20 milioni per Willian. Vedremo domani quale giocatore sarà vicino a passare al Barça per chissà quanti miliardi. Boh, ovviamente per domani chi l'ha fatta sta formazione? Allora Giussi Alberto mi porta una formazione per domani, dice che l'ha letta sul Mondo Deportivo, ma potrebbe anche essere la formazione di Alberto il Flaco Polinori. No. Allora, di Ter Stegen tra i pali, Semedo, Piqué, Langlet, Junior Firpo, Vidal, De Jong, Rakitic, Messi, Griezmann, Ansu Fati, arbitro Quadra, Fernandez. Questa è la formazione che riporta Mondo Deportivo. Che dici, Semedo e Junior Firpo? Vidal fuori Busi, Vidal e Rakitic e poi vabbè, i soliti tre là davanti perché ci abbiamo solo quelli. Che pensi? Ti piace? Difesa a 4? Difesa a 4 dice però, sì, Semedo, Piqué, Langlet, Junior Firpo. Ma non lo so, io sono sono convinta che chi continuerà a puntare sul su non sentiamo più Giussi. Giussi, addio connessione, rientriamo subito dopo, così prendiamo pure Pietro Locatelli. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Un Pelé era un Pelé,
Maradona è uno solo, Di Stefano è ben dono, la furberia, onore e gloria a chi ha illuminato il sole del nostro football, nostra follia. Hanno un merito tutti, vale ognuno per sé, ma per me non ce n'è come Kubala. Vi chiedo solo un po' d'attenzione, di lui ora parlerà questa mia canzone. La stoppa di testa la porta sul piede il grande maestro, è a tre quarti di campo e tiene la sfera incollata sul destro. Aggira il mediano e nell'aria grande affronta il terzino, lavora di spalle, si aiuta col culo e di tacco va via. Si fotte il portiere con un'inversione di traiettoria, la tocca precisa e la palla va in braccio alla gloria. Viva la qualità e l'allegria del gioco, corredata da un tocco di fantasia. Football a colori, boccone da gourmet, plie grangete, balle tue vita. La stoppa di testa la porta sul piede il grande maestro, e a tre quarti di campo e tiene la sfera incollata sul destro. Aggira il mediano e nell'area grande affronta il terzino, lavora di spalle, si aiuta col culo e di tacco va via. Si fotte il portiere con un'inversione di traiettoria, la tocca precisa e la palla va in braccio alla gloria. Voglio anch'io ricordare questo numero 10, come hanno fatto i greci, con piacere ed orgoglio, con la gioia di chi ha giocato con lui, e alla sua foto qui nel portafoglio. La stoppa di testa la porta sul piede il grande maestro. A mí al Koeman para Eusebio, al pobre Creda, al sanidad, al Barça, al Sant'Antí, aquí a Wembley. Ahora la pujada está Guardiola, a la derecha del mig del camp. Guardiola intenta... Aglomeración, la pilota per Don Marco, capita la teva esquerra, el Subizarreta, Sant Lluís. Senyo puja per lateral, fa la centrada, busca el cop de cap de Fons, cop i respon al porter Pagliuca. La millor oportunitat. La brilla per Stoichkov, això pot ser gol. Stoichkov corre, a punt d'entrar l'àrea, entra l'àrea, pica amb el peu dret, la pilota al pal! La pilota a l'arrel del pal, la pilota a l'arrel del pal, la pilota a l'arrel del pal! Els pals i la final de la Copa d'Europa, els pals i el Barça. Primer canvi per part del Barça, Goicoechea amb el dorsal número 16, substituirà Salinas. Ben dit en aquests moments, quina gran final la que estem veient. I la pròrroga sembla un fer. Stoichkov cap endarrere. Pare, Eusebio que puja corrent, hi ha hagut retenció, falta contra la Sampdoria. Ideal per Koeman. Tocarà Stoichkov per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Stoichkov, farà Vaquero, pica Koeman, gol! És a punt d'aixecar la mà, va buscar la pilota, li diu que ha acabat el partit, Stoichkov es queda amb la pilota, el Barça és campió d'Europa. Eccoci che siamo ritornati in diretta e abbiamo subito in collegamento telefonico il nostro Pietro Locatelli. Ciao Pietro, buonanotte. Ciao, bravi. Allora Pietro, parliamo della Masia. Che turno, weekend, pieno ovviamente dei gol dei nostri ragazzi, com'è andata il fine settimana? Sì, no, bene. L'unico inciampo ce l'ha avuto l'Infantil B, che ha pareggiato e ha perso il liderato per un punto. Quindi non è più leader? No, è l'unica squadra che... per un punto non è più leader perché ha pareggiato 0-0 e la squadra Gavà che era davanti ha vinto e quindi è stata sorpassata. Per il resto hanno vinto tutti con molta convinzione e continuano la marcia
del leader della propria classifica, e giocando molto bene, sì, ci sono stati anche complimenti, diciamo, e quindi diciamo l'unica nota, diciamo, se vuoi, negativa, diciamo, è quella lì. Invece adesso tutte note positive. Per il resto sono tutte note positive. Il Barça B ha vinto anche senza diciamo i soliti che giocano nel primo equipo, e quindi vuol dire che il Barça B gira anche con altri innesti. Molto molto evidente che si sta molto adattando bene il Rocky Abe, questo ragazzo che sta perdendo molto corpo, diciamo, del Barça B. Senti, ma Alex Collado secondo te entrerà nella... Ma sembra che secondo me Alex Collado, con l'uscita di Carles Perez, è quello che, tolto Carles Perez, era lui il che poteva arrivare a giocare con la prima equipo. Sì, ma il prossimo secondo me è pronto, cioè da provare anche, no, centrocampo, e anche Moncho, che sta facendo ottime cose al Barça B. Senti, ma tu sei, visto che stiamo in argomento, sei d'accordo o no sulla cessione in questo modo di Carles Perez? Ma no, io sono concordo, come hai detto tu, 13 milioni sono, direi, stata una buona operazione, visto che tanto cioè anche quando come dicevi tu, è un giocatore, diciamo, che gioca in Serie C, e quando è venuto in prima squadra, diciamo, sì, ha fatto qualcosina, però non da sfondare, diciamo, da scapigliarsi i capelli se per caso, visto che hai bisogno di fare soldi, di mandarlo alla Roma, cioè. Lo trovo, ma anche lo stesso discorso anche per Abel Ruiz. Sono concorde con quello che dicevi tu. Vabbè, quindi poi alla fine. No, quindi poi alla fine questo è il. Ah, ok. No. Ti sento. Sono contento anch'io che è andata sfumata la storia di Rodrigo, perché 60 milioni per Rodrigo la trovo un eccessivo, una follia. Una follia, giusto, sono d'accordo, una follia, esatto. Sì, perché vediamo, cioè, vediamo cosa, qualche altra follia farlo. Ormai me l'aspetto di cotte di crude da questa dirigenza. Sì, in effetti. Comunque, senti, che va bene, quindi sei d'accordo con Carles Perez, se sei d'accordo. Domani in panchina dovrebbero, certo, starci Peña, Vague, Sergi Roberto, Untiti, Jordi Alba, Busquets, Artur, Riqui Puig, Collado e come si chiama? Io non riesco a pronunciarlo questo, Giussi, aiutami. Manai. Va bene, quindi sinceramente non conosco bene quello che ha fatto in un'altra squadra questo Marai, perché non lo conosco, però
Boh. No,